Ci troviamo all'interno del nostro vigneto di circa 40 ettari, nel quale abbiamo Falanghina, Montepulciano, Trebbiano, Chardonnay, Merlot, Cabernet e tante altre tipologie di vino. Il vigneto è il posto dove riusciamo a manifestare meglio il nostro tipo di agricoltura. C'è da dire anche una cosa importante: contestualizzare il nostro vigneto. Noi siamo a circa 3 km di linea d'aria dal mare. Il mare ha la sua influenza sull'agricoltura, ha la sua influenza nel vigneto, ci porta tanto di buono, ma ci porta anche tante malattie dovute appunto ai venti che vengono direttamente dal mare. Però col nostro impegno di circa appunto 13-14 anni che si fa agricoltura biodinamica in questi terreni, siamo riusciti a riportare l'equilibrio naturale al quale la natura stessa è abituata. Fare il metodo biodinamico non è difficile o bisogna creare attenzione solo esclusivamente nei vigneti, ma c'è anche un lavoro molto importante che avviene nella vinificazione. Il nostro vino non è filtrato, quindi spesso si capita di trovare all'interno delle nostre bottiglie dei piccoli residui che volgarmente vengono definiti fondo o qualcosa del genere. Invece io invito tutti gli amanti del nostro vino ad assaggiare questi residui che si trovano all'interno delle nostre bottiglie e ad assaporarle, e scopriremo insieme, diciamo, che non è nulla di così di poco gradevole, anzi è proprio la particolarità dei nostri vini che non sono filtrati.